Tra 13 giorni è Natale e proprio per questa occasione vi voglio raccontare delle leggende del folklore islandese. Ma prima di tutto, sigla! Gli Yuletats sono dei personaggi tipici del folklore natalizio islandese. Chi sono precisamente? Beh, precisamente non si sa ancora bene, perché alcuni li definiscono elfi, altri orchi, insomma la figura è molto molto vaga. Comunque sono 13 creature, chiamiamole così, che dal giorno 12 fino al 25 dicembre, uno per uno, scendono nelle città per fare dei piccoli dispetti, chiamiamoli così. In questo video andremo a vederli uno per uno. Ovviamente poi nel corso degli anni questi personaggi sono stati modificati per renderli più buonaccioni, per renderli più adatti a delle fiabe per bambini, ma originariamente non era così. Ecco quali sono. Devo andare a leggerli perché hanno dei nomi che veramente non me li posso ricordare, scusate. Intanto ve li scrivo così, se sbaglio anche la pronuncia, voi mi potete correggere. Il primo che scende il 12 dicembre e viene per tormentare le pecore, ma c'è anche la descrizione che si muove in modo buffo, si chiama Stekkjastaur, ovvero palo di recinto. Sto andando a leggere perché non me le ricordo queste cose. Quindi Stekkjastaur scende dalle montagne per andare a tormentare le pecore. Beh, oggi come oggi una cosa così farebbe quasi ridere, però pensiamo un attimo nel folklore islandese di tempi antichi, questa cosa aveva perfettamente senso. Il giorno dopo invece, il 13 di dicembre, scendeva dalle montagne un certo Giljagaur. Questo Giljagaur cosa faceva? Si nascondeva nei canali di irrigazione per andare di soppiatto nelle stalle, dove mangiucchiava della schiuma di latte. Quindi andava a rubare una delle materie prime sia per i bambini che per gli adulti in quei tempi lì. Ma non basta ancora, perché il 14 di dicembre chi scendeva? Scendeva Stufur, ovvero tozzo oppure omiciattolo. Tufur era particolarmente basso e ruba le pentole per mangiare l'unto rimasto su di loro. Neanche veramente i residui, non ti lasciavano niente. C'è da dire che erano dei dispetti piuttosto banali, perché se noi andiamo a pensare da dove sono nate queste 13 figure, possiamo scoprire che sono nate da due personcine che più o meno non avevano tutto questo buon senso, ovvero Grilla e Leppaluti. Grilla era la madre, Leppaluti il padre, ed erano entrambi divoratori di bambini. Adesso capiamo perché poi le hanno modificate per renderle un po' più adatte ai bambini queste fiabe. Siamo arrivati al 15 di dicembre. Il 15 di dicembre scendeva Dvoruskeilir, colui che lecca il cucchiaio. Cosa faceva questo personaggio? Rubava appunto il cucchiaio di legno per leccarlo. Si dice anche che sia estremamente magro appunto per la sua malnutrizione. Il 16 dicembre invece scendeva dalle montagne per andare nelle case degli cittadini, a questo punto islandesi, Pottaskefil. Questo semplicemente lecca le pentole, non importa se siano i residui, gli unti, lui le lecca. 17 dicembre scende colui che lecca le scodelle invece, che si chiama Askasleikir. Lo vedete scritto. Lui cosa faceva?
si nascondeva sotto il letto aspettando che arrivi qualcuno che getti per terra un tipo di scodella che si chiamava Lascur, e da qui deriva il nome appunto, per poi rubarlo. Né lo mangiava né lo leccava, lo rubava, così nessuno poteva mangiare. 18 dicembre, arriva colui che sbatte le porte. Si chiama Urtascalir. Urtascalir possiamo vederlo come un odierno poltergeist quasi, perché sbatteva le porte e amava spaventare la gente gridando. Penso tutto, infatti, tutto in piena notte, quindi un piccolo poltergeist del tempo andato. 19 dicembre, chi viene il 19 dicembre per allietarci le nottate? Scende Skirgamur. Skirgamur è colui che è goloso di formaggi. Infatti, se noi vediamo l'etimologia della parola, lo skir era un famoso formaggio islandese. Poi, 20 dicembre, siamo quasi alla fine, viene colui che ruba le salsicce e si chiama Bjugnakreikir. Questo cosa faceva? Si nascondeva nelle travi del soffitto e rubava le salsicce, semplicemente. Quindi tutti questi personaggi, queste 13 persone, facevano morire di stenti le persone, altro che dispetti. Perché se tu mi rubi una salsiccia, non so cosa ti faccio. Poi, 21 dicembre, siamo quasi alla fine. So che questo video è un po' così, molto diverso dal solito, però è Natale. 21 dicembre, arriva colui che spia dalle finestre, perché non basta rubare tutto il cibo, ma c'è anche chi spia. Questo si chiama Gluggageir. Gluggageir arriva il 21 dicembre, spia dalle finestre, ma perché spia? Non perché deve vedere qualcosa di ambiguo, ma spia in cerca di qualcosa da rubare, semplicemente quello. Arrivano sempre a rubare. 22 dicembre arriva invece Gattatefur, ovvero colui che annusa le fessure delle porte, e questo è molto molto interessante. In che senso annusa e sniffa? Ovvero ha un grosso naso e un grosso senso dell'olfatto, che usa per individuare un tradizionale dolciume islandese, tipico del periodo natalizio. Dopo che arriva colui che snasa, il giorno dopo, ovvero il 23 dicembre, chi arriva? Arriva Ketgrokur, uncinacarne, c'è scritto, ovvero uncinacarne. Cosa fa? Usa un uncino appunto per rubare la carne. 24 dicembre, l'ultimo giorno, chi scende? Scenderà uno benevolo, uno tranquillo, uno che ruba di nuovo? No, scende Kertasnikir, colui che porta le candele. In che senso? Questo personaggio qui segue i bambini, specialmente di notte, per rubar loro le candele. Perché le candele? Perché le candele una volta erano fatte di grasso, quindi erano anche commestibili. Quindi te immaginatevi di essere bimbi ai tempi e di aver paura che qualcuno ti segua per rubarti l'unica fonte luminosa che hai per poi mangiartela pure. C'è anche da dire un'altra cosa però riguardo a queste figure qua. Queste figure tornavano poi, come sono venuti giù dalle montagne uno per uno, un giorno dopo l'altro, poi tornavano anche su uno per uno e tornavano nello stesso ordine in cui sono venuto. Quindi poi, dopo il 24 dicembre, dal 25 risaliva Stecchia Staur, poi risaliva andando in ordine e ritornando a casa loro, praticamente. Le avventure di questi personaggi, di questo folklore, sono tutte in un poema di Jonas Ur Kotlum, contenuto nel libro Arriva il Natale, pubblicato nel 1932. Quindi, caro clan, io spero che questo video semi-natalizio, un po' così, un po' fatto per ridere, un po' più tranquillo del solito, vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi, a cliccare la campanella per non perdervi nessun video. E se durante tutto questo video avete visto questo braccialetto che c'è nella serie di Vikings,
Vi lascio un link sotto per poterlo acquistare con una bella percentuale di sconto. Ci vediamo ad un prossimo video, sempre a tema natalizio, penso. Penso di sì.